cinquantesima puntata di Bar Sicilia e per questa puntata speciale abbiamo scelto un luogo emblematico, un luogo simbolo per tutti i devoti, il santuario in onore di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. Siamo davanti alla grotta della Santa e siamo ai piedi dell'antico altare dedicato alla Dea Tanit, sotto questa volta naturale che ci ospita, insieme a Gaetano Basile, storico, studioso delle tradizioni palermitane, e insieme a Don Gaetano Ceravolo dell'Opera Don Orione, e il reggente del santuario di Santa Rosalia. Ecco, perché abbiamo scelto questo luogo? Magari molti di voi si aspettavano come ospite qualche politico, qualche ricchi premi e cotillon, qualche importante influencer, e invece noi abbiamo pensato con Maurizio Scaglione che in realtà la puntata odierna, essendo la cinquantesima, dovesse essere dedicata a qualcosa che appartiene a tutti noi. Perché chi è il nostro ospite, Maurizio? Oggi l'ospite nostro è la Sicilia. Dice, ma cosa vuol dire la Sicilia? È perché con Alberto ci abbiamo pensato. Sì, persone importanti, autorevoli e comunque particolari ne potevamo invitare. Abbiamo un buon elenco di persone da invitare, ma oggi per la cinquantesima puntata doveva essere la Sicilia. E perché abbiamo preso Alberto, Catania, Palermo e Messina con queste tre protettrici? Perché tutte e tre hanno fatto dei miracoli. Probabilmente noi siciliani di qualche miracolo abbiamo bisogno, di una grazia. Alberto, che grazia chiediamo? Ma infatti, Maurizio, noi siamo qui al santuario di Santa Rosalia, ma abbiamo delle sorprese durante la puntata, perché avremo un collegamento da Catania, dedicato alla santa patrona di Catania, Sant'Agata, e un collegamento da Messina, dedicato alla Madonna della Lettera. Perché? Perché noi pensiamo, abbiamo scelto le tre città metropolitane siciliane, senza nulla togliere chiaramente a tutte le altre città, cittadine, paesi, borghi della Sicilia che amiamo e che, a cui dedichiamo sempre ogni giorno tanta attenzione, però questi tre luoghi emblematici, per chiedere che le due sante e la Madonna della Lettera facciano una grazia ai siciliani. Ecco, ora noi abbiamo anche chiesto a qualcuno in questi giorni, ma qual è il miracolo di oggi, qual è la peste da cui oggi vorreste essere liberati, e molti ci hanno risposto: la mala politica, la mala sanità, la disoccupazione, vorremmo il lavoro, vorremmo la serenità, vorremmo la salute. Chiediamo a Don Gaetano qual è la grazia che oggi i siciliani possono chiedere. Chiaramente è una grazia generale che può abbracciarci tutti. Ma io penso che una grazia da chiedere è quella di credere nella sicilianità, cioè in tutto ciò che la Sicilia ha di bello, tutto ciò che i siciliani e le siciliane hanno di bello dal punto di vista del carattere, dal punto di vista di inventiva, di programmazione, ecco, dal punto di vista di lavoro, dell'arte, della bellezza. Tutto ciò che di bello c'è dentro il siciliano, dentro la siciliana, la grazia è questa, di farla proprio vivere. Ma anche perché io penso una cosa, che noi siciliani non sempre abbiamo questa attenzione verso noi stessi. Certe volte incensiamo troppo i protagonisti della politica, i protagonisti dello spettacolo, del calcio, e non pensiamo che invece noi siciliani, i cittadini di ogni giorno, dobbiamo avere il nostro ruolo, e abbiamo tanta esigenza di avere accanto a noi tutti quanti. Ma a proposito di grazie e tutto quanto, noi qua siamo a Monte Pellegrino. Gaetano, ma a Monte Pellegrino noi siamo saliti con la macchina, la troupe, tutti quanti, i cameraman, gli operatori, che un lavoro incredibile hanno fatto qua dentro la grotta, però i palermitani per la grazia non è che salgono con la macchina, fanno quella che si chiama acchianata per chiedere una grazia. Cos'è sta acchianata, Gaetano? Ma per il giorno onomastico di Santa Rosalia, il 4 settembre, si usa già dal 600 di fare una bella salita a piedi. Evidentemente per l'occasione il comune, anzi il senato palermitano, allora fece costruire una strada in acciottolato ammorsato, molto bella, molto elegante, che esiste ancora
perlomeno per i tratti più importanti, e si saliva a piedi, anche perché era un piccolo sacrificio da fare per arrivare fino in alto, fino al, diciamo, più vicini al cielo, ecco. Sì, ci sono cose diverse, però io so di amici che hanno fatto la chianata senza scarpe, senza calze, in ginocchio. Ecco, poi c'è, diciamo, chi deve fare, chi ha cose grosse da farsi perdonare o grazie importanti a cui accedere, se le fa a piedi, scalzi, con i ceri. Io mi ricordo di una persona, per esempio, che incontrai un giorno con un cero di circa 25 kg e gli ho chiesto: ma lei questo cosa? Cioè sì, perché avevo promesso un cero alla nascita della mia prima figlia, però all'epoca ero militare, ci ho pensato dopo e intanto la bambina pesava 25 kg e quindi ha fatto un cero di 25 kg. Però io a questo proposito vi devo dire una cosa che è molto bella. Avete citato voi le sante protettrici, tutte femmine. Tutte femmine. Perché noi ci fidiamo più delle femmine che dei maschietti. E un'altra cosa, tanto per essere, Santa Rosalia non è una protettrice della città di Palermo, è una delle 94. 94? 94. La gente non lo sa. Ma i santi protettori di Palermo sono esattamente 94, forse di più, perché noi consideriamo uno San Cosimo e Damiano, Sant'Euno e San Giuliano. Quindi immaginate quanti sono i santi protettori. O abbiamo peccato troppo, oppure abbiamo bisogno di un collegio di difesa, ma di quelle veramente importanti. E secondo me entrambe le cose sono valide, Gaetano, perché secondo me il collegio di difesa deve essere forte proprio per i nostri peccati. Dicevamo prima che siamo ai piedi dell'edicola votiva, che un tempo era l'altare in onore della Dea Tanit, ma questo luogo è luogo di devozione, Don Gaetano. Oggi è domenica 17 febbraio e c'è tanta gente, che tanti fedeli, tanti devoti che stanno che vengono qui al santuario a pregare, a dedicare un momento di raccoglimento alla patrona della propria città, ma anche alla propria fede. Ecco, volevo chiedere come vivono le persone che vengono qui al santuario il rapporto con Santa Rosalia. Lei che è il reggente del santuario avrà visto tantissime persone in questi anni venire qui. Ecco, qual è il rapporto dei palermitani, ma dei siciliani, ma non solo della gente comune con la santa? Guarda, appunto, come tu dicevi, c'è un rapporto vario secondo le persone e le motivazioni. Intanto c'è un rapporto, io ho girato tanto e vedo che con Rosalia c'è un rapporto viscerale, un rapporto di grande confidenza, di grande familiarità. Ecco questo termine, che è un vezzeggiativo, però è anche un termine proprio di legame forte a Santuzza, si può capire qui, proprio qui. E questo è importante. E poi c'è un rapporto anche di amicizia, di cammino insieme, di difficoltà, e anche questo luogo avvicina tante persone anche non credenti, perché qui si trovano bene, qui trovano la pace, qui trovano la serenità, qui capiscono perché la chiamano Santuzza. L'altra volta sono venute delle persone della Svezia e mi hanno detto: io sono la seconda volta che vengo qui a Palermo, perché a Palermo mi trovo bene, io sono della Svezia ma mi trovo bene, quando passo alla Sicilia devo venire a Palermo perché mi sento bene nel rapporto con le persone. Questo è importante, perché riconduce all'elemento umano, alla socialità, sì, a questo essere mediterraneo che in realtà noi siciliani è uno dei nostri tratti distintivi, nel nostro DNA. Ecco, Gaetano, i siciliani in generale, hai detto bene, sono tanti i protettori di Palermo, ma i siciliani in generale hanno un rapporto stretto con la fede, ma è un rapporto anche fatto di tante curiosità, di tanti aneddoti. Ci vuoi raccontare qualche cosa in particolare che riguarda Santa Rosalia? Ecco, prima tu parlavi della comunità Tamil di Palermo, che negli anni, ne parlavamo in macchina in realtà, che negli anni ha scoperto questa devozione. Sì, perché in effetti Santa Rosalia, rappresentata dentro la grotta, è coricata, avvolta da un manto, con qualche cosa in testa, che è esattamente la stessa immagine, la stessa icona
della loro santa protettrice che sta pure in una grotta. Ecco, vediamo la somiglianza identica della Dea Kali, questa divinità induista, con Santa Rosalia. C'è stata questa sovrapposizione. Ecco, a Don Gaetano chiedo anche questo: il rapporto di queste comunità che vivono a Palermo con Santa Rosalia è molto stretto, è molto forte il legame? Sì, certo. Stamattina, ad esempio, il santuario ha aperto mezz'ora prima rispetto agli altri giorni della settimana, proprio perché loro salgono qui a pregare. E ci sono sia amici induisti, qualche buddista, anche tanti, diciamo, orientali che sono di fede cristiana. E c'è un insieme delle fedi, soprattutto la domenica mattina qui. E la cosa che colpisce di più, ecco, questi cari amici che vengono qui a pregare, è la serenità e l'estasi quasi della loro persona. In questo luogo, veramente, vedendo queste persone pregare, scopri di più il senso proprio del sacro, della spiritualità, perché veramente vivono questa realtà. Ma io vorrei ritornare un pochettino sulla grazia che noi siciliani vogliamo chiedere. Perché vi devo dire, con Alberto, lo diceva prima Alberto, abbiamo un po' chiesto in giro, in redazione, amici, politici che venivano, e alla fine abbiamo visto che la grazia forse che tante persone chiedono è quella del lavoro. Io devo dire che camminando per Palermo, magari, e vedendo i cumuli di immondizia, e vedendo una città al buio, una città un po' abbandonata, io da palermitano volevo chiedere anche una grazia di una città più curata. Ma dimmi una cosa, Gaetano, anche perché oggi abbiamo qua due Gaetani, uno è Don Gaetano e uno è il maestro Gaetano Basile, e quindi è Don Artistico, è un Don Artistico. Dimmi una cosa, Gaetano, ma qui questa chiesa, perché di fatto è una chiesa, c'è una messa bellissima tutte le domeniche, ma questa chiesa ha una tradizione particolare. Quanti anni, come che va a finire la santa dentro una grotta, e come che i palermitani vengono qua dentro la grotta? Diciamo che il culto in questa grotta avviene dopo la certificazione delle ossa dovute al sogno, all'incontro avuto con la santa di Vincenzo Bonello, che era un cacciatore che era venuto qui intenzionato a suicidarsi. Gli apparve la santa, che disse: vai a trovare il cardinale e gli dici che le ossa che tiene nella sua camera sono quelle mie. Ecco, questa fu la giustificazione. Giannettino Doria. Giannettino Doria, che era una persona per bene, tra l'altro. E, avendo capito che c'era qualche cosa che non funzionava, nominò una commissione per lavarsi le mani e disse: fate voi, dite voi quello che volete. Insomma, i palermitani erano furono colpiti da questo evento, queste ossa furono portate in processione, sì. E poco a poco la peste cominciò a scomparire. La cosa importante è che durante la processione del 9 giugno del 1625, con le ossa ritrovate, come diceva lui, appunto l'anno prima, il 15 luglio del 1624, al passaggio delle ossa al canto del Te Deum si bloccò il contagio, cioè da quel momento in poi nessun notaio ha certificato un nuovo caso di contagio. Però ecco, parliamo della nostra santuzza, ma dicevamo abbiamo delle sorprese, perché abbiamo in collegamento Giusy Patti Holmes, una delle nostre giornaliste da Catania. Giusy, dove sei? Grazie Alberto per la linea, saluto te e Maurizio. Io, come vedete, sono a Catania, di fronte alla cattedrale di Sant'Agata, patrona della città, i cui festeggiamenti sono conclusi il 5 febbraio. Così come Santa Rosalia salvò Palermo dalla peste, così Sant'Agata ha fatto tanti miracoli per la sua Catania, e io voglio raccontarvene uno. Ma prima, chi era Sant'Agata? Agata, il cui nome i genitori lo scelsero per quell'agatos greco che significava buono, apparteneva ad un'aristocratica e ricca famiglia catanese, e sin dall'adolescenza volle votarsi al Signore, che scelse come suo unico sposo. Ma sulla sua strada comparve un proconsole quinziano che si invaghì di lei e volle che fosse sua. Ma la vergine catanese, incrollabile nella fede, rifiutò le avance del proconsole e accettò le
punizioni, accettò le percosse, le umiliazioni e persino il più terribile dei martiri, quello di essere privata delle mammelle, simbolo di femminilità e di maternità. Un anno dopo il martirio, nel 252 d.C., ecco che l'Etna minaccia Catania con un fiume di lava incandescente, ma i catanesi, spaventatissimi, accorrono sul sarcofago di Sant'Agata, prendono il velo rosso e lo portano in processione fino al fronte della colata. Miracolosamente il magma si ferma. Sant'Agata aveva salvato il suo popolo e la città. Ma oggi i catanesi cosa chiedono a Sant'Agata? Quali miracoli, quali speranze ripongono in lei, quali problemi vorrebbero risolti? Dai discorsi sentiti, in assoluto al primo punto c'è il lavoro. La mancanza di lavoro, infatti, è una piaga che affligge e affama non soltanto Catania, ma l'intera Sicilia. E poi lo snellimento del traffico, che sicuramente renderebbe la città più vivibile e i servizi più accessibili. E ancora, la ristrutturazione di scuole e chiese per la sicurezza degli studenti, dei malati e soprattutto degli addetti ai lavori. E ancora, salute è una miglioria nella sanità, sanità più efficiente e più a misura del paziente. Insomma, probabilmente i catanesi vorrebbero la Milano degli anni 60-70, la Catania degli anni 60-70, chiamata la Milano del Sud, perché per le sue grandissime potenzialità ecco che emerse, spiccò il volo, e noi auguriamo a questa città di tornare ad essere la Milano del Sud e di fare da apripista a tutte le altre misteriche e meravigliose città siciliane. D'altronde, la città etnea, come abbiamo già detto, ha una grande patrona, Sant'Agata, che è legata alla nostra Santuzza palermitana da un fil rouge. Infatti Sant'Agata, assieme a Santa Cristina, Santa Oliva e Santa Ninfa, fu patrona di Palermo fino al 27 luglio del 1624, quando Santa Rosalia assurse a unica patrona della città. Da Catania è tutto, vi passo la linea, anzi Sant'Agata la passa a Santa Rosalia in una staffetta da Santuzza a Santuzza. Bene, grazie Giusi, grazie di questo contributo. Torniamo qui al santuario di Santa Rosalia. Ciascuno chiaramente chiederà la grazia che vuole. Per esempio, la politica siciliana probabilmente la grazia che chiedeva era di approvare il bilancio che è stato approvato venerdì mattina, Maurizio, e quindi molti siciliani con questo bilancio potranno, insomma, avere quelle risposte che aspettano, anche perché per come erano messe le cose sembrava che fosse una strada pietre direbbe possiamo qualcuno. Dire che l'approvazione è stato un miracolo, sì, è sicuro. Scherziamo, don Gaetano, non ce ne voglio, certo. Ma chiediamo a Gaetano Basile. Gaetano, ciascuno di noi ha nel suo privato la sua grazia da chiedere. Tu che grazia chiedi oggi o che grazia chiederesti? Ma per i siciliani o per me? Anche per te. E ma, per i siciliani, perché no? Ma io direi, cominciamo dai siciliani, più istruzione per tutti. Pensate, con gente più istruita non ci sarebbero, o perlomeno ci sarebbero forse meno mafiosi, meno corrotti, meno ladri, e meno drogati, più lavoro. Pensate quante cose si potrebbero ottenere con gente più istruita. E per te forse più difficile, tu cosa chiederesti? Io le chiedo sempre grazie a Santa Rosalia, io sono quello che scrivo le lettere a Santa Rosalia. Questo non lo sapevamo. La metterai come i pezzini della roccia? Sì, come i pezzini, esatto. Io scrivo in continuazione letterine a Santa Rosalia, alcune sono state anche pubblicate, e mi risponde, cosa che lascerà magari di sasso don Gaetano, ma mi risponde come rispondono i santi, cioè mi viene in sogno. E l'ultima volta che ho chiesto delle cose per me e per la mia città, mi ricordo che la notte l'ho sognata, e l'ho sognata che era, come la vedete voi, col saio, solo che c'aveva il trolley ed era all'imbarco all'aeroporto. E allora ho chiesto a Rosalia, perché ci diamo del tu naturalmente, e lei mi disse che, dico, ma te ne vai? E mi disse sì, basta, mi sono stufata. Questa città non mi merita. E se ne andò. Ma è una cosa... Ma poi l'altro sogno tornò. No. Ma
Don Gaetano, invece abbiamo parlato di Santa Rosalia, sì, ma tanta gente viene qui al santuario ed è convinta che dentro la teca che c'è nella cappella ci siano le ossa della santa e ci sia proprio la santa. Ma cosa c'è lì dentro? Lì dentro c'è la statua che raffigura la posizione in cui è stata trovata, come accennava lui, il fatto delle ossa. Quando poi sono state certificate le ossa di Santa Rosalia, sono state certificate grazie al un blocco di calcarenite che, spezzandolo all'interno, c'è un teschio, e essendo liscio, libero dal calcare, le misure sono risultate, secondo un medico, di femmina, secondo l'altro femminile, secondo il terzo di donna, donnesca, l'unica donna sul monte era lei, quindi attribuite a Rosalia. Lì c'è questa statua che la raffigura in questa posizione. Parliamo della statua d'oro. Dorata, sì, certo. In questa posizione, così, o a volte anche così in alcune immagini, perché hanno trovato tre dita impetrate nella mandibola destra. E poi c'è una piccola reliquia accanto, e sulla statuetta in alto la reliquia di un dente che faceva parte di quel gruppo di ossa, ecco, che sono state ritrovate là. Il resto delle ossa, quelle che ancora ci sono, perché molte sono diffuse per il mondo, sono in cattedrale, nell'urna argentea della cappella a lei dedicata. Ecco, ma abbiamo un altro collegamento, Maurizio. Poco fa oggi siamo... grande giornata, oggi la cinquantesima, grande... non sì, poteva essere. Siamo collegati poco fa con Giuseppe Patti Holmes da Catania e adesso ci colleghiamo con Rosa Guttilla. Rosa, sei a Messina, ti diamo la linea e raccontaci quello che sta succedendo in questo momento a Messina. Dove sei? Sì, eccoci. Buongiorno Alberto, buongiorno Maurizio, buona domenica ai nostri lettori. Siamo qui a Messina per raccontarvi un'altra storia legata al culto, soprattutto della Madonna della Lettera, patrona della città, che viene celebrata qui a Messina proprio il 3 giugno. In questa puntata speciale di Bar Sicilia, la cinquantesima, come avrete già detto voi, tocchiamo un po' delle tappe della Sicilia che riguardano soprattutto non solo la cultura ma anche la tradizione. In particolare diciamo che è una fede molto forte, legata ad altrettanto forti tradizioni, lega i messinesi al culto della Madonna della Lettera, Madre Alitra, che in diverse occasioni ha protetto la città. Ricordiamo le diverse pestilenze, i tre terremoti importanti del 1693, del 1783 e del 1908 e non ultimo i bombardamenti anglo-americani del 43. In tutte queste circostanze e in altre che adesso non vi raccontiamo, la Madonna della Lettera è sempre stata al fianco di tutti i messinesi. Ma facciamo un passo indietro, da dove inizia questo culto? Le origini di questa festa risalgono all'anno 42, quando l'apostolo Paolo giunse proprio nelle sponde messinesi per divulgare il Vangelo. La popolazione locale si dimostrò molto disponibile ad accogliere le sue parole e quando l'apostolo, insomma, ripartì per ritornare in Palestina, una delegazione di messinesi decisero di accompagnarlo. Di questi messinesi si ricorda addirittura il nome, erano Girolamo Origiano, Marcello Benifacite, Ottavio Brizio e il centurione Mulè. Partirono dunque con Paolo per incontrare la Madonna e chiedere una benedizione per la città. Si racconta tra storia e leggenda che in effetti questi uomini incontrarono proprio Maria nel 42 d.C., il 3 giugno, ed è per questo che proprio il 3 giugno ogni anno la città di Messina ricorda e venera la Madonna. In particolare, in quell'occasione la Vergine diede una lettera a questi uomini in cui, con un testo molto lungo, benediceva la città. La lettera era annodata, si dice, secondo la storia e la tradizione, da una ciocca di capelli della Vergine. Ora, la lettera è andata persa, anche se una parte, un passaggio di questa lettera, in particolare Vos et ipsam civitatem benedicimus, tutt'oggi è scritta alla base di una stele votiva situata nel porto della città, che accoglie tutti coloro appunto che arrivano dal porto e protegge tutti coloro che sono presenti in questa città. Il culto come lo conosciamo oggi fu introdotto nel XV secolo grazie a Costantino Lascaris, che fuggito da Costantinopoli, che era caduta in mano ai turchi, venne a Messina e istituì una scuola di lettere. Si pensa che addirittura fu lui stesso a tradurre la lettera data dalla Vergine ai messinesi dall'ebraico al latino. Se la lettera è andata persa, però resta una reliquia importante a testimonianza di questo antico culto e sono proprio i capelli di Maria Vergine che vengono custoditi qui a Messina e che ogni anno, tra
tra il 2 e il 3 giugno. In particolare il 3 giugno va in processione lungo la città l'avara con questa reliquia, abbiamo detto i capelli della Madonna, e nello stesso giorno viene posta sull'altare della cattedrale una icona della Madonna con indosso la cosiddetta manta d'oro, che sarebbe il pezzo più prezioso custodito qui nel Duomo di Messina. Ora, il culto testimonia le antiche e profonde radici religiose della città di Messina, che ancora oggi si rivolge alla Madonna per chiedere grazie, benedizioni e miracoli. Non sono privati e personali. Sappiamo benissimo che la terra di Sicilia affronta quotidianamente dei problemi legati al vivere sereno, alla prosperità e alla vivibilità in generale di quest'isola. A Messina si sente ancora molto aperto il dibattito fra la volontà di avere il ponte che ci collegherebbe con il resto dell'Italia o meno. C'è chi è favorevole, c'è ovviamente chi non è favorevole, ma tutti ci auspichiamo che Messina, insieme alle altre città della Sicilia, possa diventare un punto importante di promozione turistica e soprattutto di ricambio economico, di entrate economiche che potrebbero risollevare le sorti dell'isola. Questo e tanto altro ancora c'è da scoprire qui da Messina, quindi invitiamo i nostri lettori a venire a conoscere ancora meglio la città, queste tradizioni e il culto, per scoprire in effetti un altro angolo importantissimo e significativo di questa meravigliosa terra che è la protagonista della 50ª puntata del nostro Bar Sicilia. A voi e a presto. Grazie Rosa. Grazie veramente per questo contributo. Oggi è una puntata veramente speciale, è un po' il compleanno di Bar Sicilia, la cinquantesima puntata. Allora Maurizio, questa non te l'aspetti. Il Sicilia.it e Bar Sicilia, che grazie possono chiedere oggi? Ma guarda, alle nostre protettrici, a Santa Rosalia, a Santa Agata, alla Madonna della Lettera. Ma intanto quella di arrivare alla 100ª puntata, tranquillamente ne abbiamo fatte 50. Però io devo dirvi una cosa, che l'affetto, il numero delle lettere, delle persone che ci fermano per strada, per quanto riguarda questa trasmissione, un appuntamento semplice che con Alberto abbiamo voluto creare per dare un appuntamento e parlare delle cose, già per me è stata una grande grazia. Il fatto che la gente ci scrive, ci chiama e ci dice: ma perché non intervistate quello, dite questo, dite quell'altro. Quindi per me, io direi che se le cose dovessero andare per come sono andate fino ad oggi, per me manteniamo questa grazia. Ma sulla grazia io una cosa volevo chiedere a Gaetano Basile: ma la grazia come si richiede? Con una mail? Con un bonifico bancario? Dobbiamo mandare un piccione viaggiatore? E poi come si ha la certezza che questa grazia sia arrivata, e qual è il compenso che viene dato a chi ci fa la grazia? Ma in genere la grazia, soprattutto a Santa Rosalia, viene richiesta mediante pizzino, che non è quello dell'amico nostro assolutamente. E ho letto buona parte dei pizzini nascosti, amico fra virgolette, diciamolo, amico dell'amico, insomma. E sono andato a leggere buona parte dei pizzini nascosti nei buchetti della roccia, e variano secondo le epoche. Diciamo che prima, per esempio, c'era una grossa invocazione a Santa Rosalia per avere la grazia di far tornare il marito, che era fedifrago naturalmente, oppure di far uscire dalla prigione un parente, oppure il buon esito di un processo. Poi man mano che siamo andati avanti c'è stato l'invocazione per liberare il figlio dalla droga, buona parte, e poi negli ultimi tempi l'invocazione a trovare un posto di lavoro a un familiare, il che la dice lunga. Questo, io vi ripeto, sono le lettere degli ultimi 30-35 anni. Forse prima c'erano altre invocazioni. Io mi ricordo, per esempio, in tempo di guerra si chiedevano notizie dei mariti dispersi. Quindi le richieste sono sempre legate alla contemporaneità. La grazia ricevuta è semplicissima, viene espressa subito con quello che già vediamo, cioè gli ex voto. Normalmente gli antichi ex voto c'era VFG, votum feci, gratiam accepi, oppure il PRG, che per grazia ricevuta. Sono
anche oggetti di varia natura, cioè indumenti dei bambini, le scarpette, il casco da motociclista, l'ancora dei marinai, cioè ognuno esprime come può il proprio grazie. Attenzione, io dico sempre, mentre gli oggetti d'argento si comprano e hanno secondo me meno valore, gli altri sono cose care a cui teniamo e che vengono regalati alla Santa. Vi ricordo sempre a tutti che il senso del regalo è dare qualcosa che ci è caro. Don Gaetano, mi deve dire una cosa. Sì. La grazia è il riconoscimento più importante che hai vissuto da quando stai qui. Proprio quello, dice, è venuto questo signore, questa signora, hanno ricevuto questa grazia e hanno ringraziato. Guarda, questa domanda che tu mi fai, proprio alcuni giorni fa me l'hanno chiesto delle persone che sono venute qui, e la grazia più importante è quando veramente qualcuno cambia vita, riscopre il rapporto con la vita. E proprio un signore, circa 2 anni fa, è venuto qui e lui è venuto insieme alla figlia, la situazione familiare è molto delicata, la figlia era in gita scolastica, si è appoggiato con la mano alla teca lì dove c'è la Santa e lui stava anche male, aveva una forma tumorale al naso con fuoriuscite di sangue, aveva i tamponi al naso, dolore continuo notte e giorno al setto nasale. Si è messo con la mano lì e guardando il crocifisso che Rosalia tiene in mano, e guardando il crocifisso ha detto: Santuzza, con te voglio chiedere al Signore di darmi forza in questa difficoltà, perché ho difficoltà a gestire questa situazione familiare. E si è alzato di botto con una forte serenità dentro e stava uscendo proprio sereno, dice: ho sentito proprio il peso sulle spalle che mi crollava. Mentre usciva sulla porta del santuario, all'improvviso è passato il dolore al naso, si è toccato, ha tolto i tamponi, non c'era neanche più il flusso del sangue. Quindi aveva chiesto la grazia di superare una difficoltà, gli è stata donata in quell'occasione anche una grazia fisica. Ma la grazia più grande è proprio quando una persona riesce veramente ad affrontare una difficoltà in una maniera nuova, proprio con la grazia di Dio. Non dimentichiamo che c'è un detto popolare palermitano che è importantissimo. Chi vuole grazie a Monte Pellegrino, c'è Santa Rosalia con Cristo in mano. Pensate quanto è importante. Bellissimo. Bene, e con questo bellissimo passaggio di Gaetano Basile ringraziamo Don Gaetano, il reggente del Santuario di Santa Rosalia, ringraziamo Gaetano Basile, ringraziamo e salutiamo Giusy Patti Holmes e Rosa Cuttilla da Catania e da Messina. Maurizio, ringraziamo a tutti i nostri lettori. Per 50 volte tutti quelli che per 50 puntate, i nostri ospiti, ma tutti quelli che ci hanno seguito, Alberto, per 50 puntate noi la domenica mattina saremo sempre qui, Alberto. Voi continuateci a scrivere, barsicilia@elsicilia.it, ci vediamo con la 51esima puntata domenica prossima. Ciao!